Non si può dimostrare che la volontà umana può cambiare un destino. Io credo che quello che accadrà domani sia già accaduto e noi lo viviamo con ritardo. Tutte le cose che succedono a questo mondo hanno una loro origine, una loro ragione, una precisa funzione che le rende strumenti dello sviluppo razionale della vita. È il grande corpo di Tim stagliato contro il cielo azzurrissimo, fermo, con le braccia grandi come ali, stupefatto di sentirsi fisicamente morire. Poi Tim piombò giù. L'homunculus è un essere alto 30 centimetri, vivente in una soluzione fisiologica, incompleto, deforme, quasi trasparente. L'homunculus incomincia a vivere, assimilando parole e desideri dell'uomo, i più deformanti e perversi. Al posto del viso ha un cilindro di carne con dei piccoli tagli attraverso i quali piange, ride, urla, morde, racconta. C'è una barriera tra la vita e la morte, tra la realtà che conosciamo e il sogno? Una continua serie di interferenze sovrannaturali e di agghiaccianti cronache sta a dimostrare che il sogno è una realtà. Viva anch'essa come la realtà dello stato di veglia. E che la morte è uno stato di esistenza diverso dallo stato materiale. E come la vita, anche la morte ha i suoi piani di esistenza paralleli, anche se a noi attualmente invisibili. Lui e lei erano quasi arrivati, alti nel grande chiarore, più grande di mille soli, e in mezzo a una musica che solo loro potevano sentire. Andarono avanti nell'immensità, come piccoli felici frammenti di una grande, bella cosa. Gli spiriti dei trapassati esistono veramente. Se noi sappiamo chiamarli, tornano accanto a noi, sotto forme immateriali, talora vaghe, ma qualche volta visibili, abbastanza chiaramente, sotto forma di ectoplasma. Non si dimentichi che la calamita più potente per un essere defunto è l'amore. Se il rito evocativo viene compiuto alla perfezione e il desiderio è effettivamente intensissimo, il fantasma del trapassato, specialmente se in vita è stata una donna, comparirà molto presto per restare parecchi minuti accanto a voi. Si parla qui naturalmente di evocazioni condotte da medium eccezionalmente sensitivi. Esistono, sebbene rarissime volte siano accaduti, dei casi di materializzazione temporanea o definitiva. In altre parole, può accadere che l'ettoplasma diventi endoplasma, a colorazione rossa.
e si ricostituiscono le cellule del corpo, così che l'entità materializzata torna a vivere, ad esistere nel senso completo del termine. In casi del genere, che cosa accade del corpo fisico che era stato precedentemente seppellito?